Siamo lodati Gesù e Maria. Queste letture, come del resto sempre la parola di Dio, sono straordinariamente belle e assai edificanti. La prima lettura ci ricorda una grande verità che dobbiamo tenere presente. San Paolo ci ha detto che Dio, nostro Salvatore, vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità. La base di questa affermazione molto chiara, molto netta, la Chiesa ha sempre insegnato che Dio, per quanto sta in Lui, vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Al tempo stesso, la Chiesa ha sempre insegnato, conformemente al Vangelo, quello che Gesù ci ha detto, che purtroppo non tutti gli uomini saranno realmente salvati. Ma questo non per un difetto nella volontà di Dio, ma per un difetto nella volontà dell'uomo, cioè nell'accoglienza dell'offerta di salvezza che Dio dà. E in questo senso si contestualizza anche il richiamo che San Paolo fa sempre nella prima lettura, perché lui dice, afferma questa verità dentro un contesto in cui stai soltanto a pregare. Dice: ti raccomando che si facciano domande, suppliche, preghiere e ringraziamento per tutti gli uomini, poi per i re e per quelli che stanno al potere, perché possiamo trascorrere una vita calma e tranquilla. Quindi, cosa sta dicendo San Paolo? Noi abbiamo Dio che vuole portare la salvezza a tutti, con la sua divina volontà, ma abbiamo gli uomini che con la loro umana volontà, la salvezza che Dio porta, non la vogliono e la respingono spesso e volentieri. Che cosa ci possiamo fare? Pregare e pregare, questa è l'intenzione. Noi ogni volta che, cioè, avete fatto caso che la struttura della preghiera cristiana, tutte le nostre preghiere, abbiamo recitato il Rosario prima della Santa Messa, una delle preghiere più importanti per ottenere questo figlio, che gli uomini si aprono alla volontà salvifica di Dio. Se ci fate caso, non diciamo: Padre mio che sei nei cieli, dammi il mio pane quotidiano, rimetti i miei debiti, non mi indurre in tentazione, ma parliamo sempre al plurale. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, i nostri debiti, non ci indurre, eccetera, eccetera. Stessa cosa, nell'Ave Maria, noi non diciamo alla Madonna: Santa Maria prega per me che sono un peccatore, adesso è l'ora della mia morte, amen. Ma diciamo sempre al plurale. Questo perché? Perché quando un cristiano prega, la sua preghiera è non solo per sé, ma per tutti. E la cosa più importante che noi possiamo fare, che pochi fanno, è pregare. Pregare non è mai abbastanza. Sapete che il Papa ha detto che la carità non è abbastanza. Noi vedremo che nel Vangelo Gesù dice che la fede non è mai abbastanza, ma pure la preghiera non è mai abbastanza. Certo, non possiamo stare tutto il giorno magari a pregare, però sicuramente dedicare una parte del tempo con fede a questo ministero, ricordando che una preghiera non detta non giova soltanto a me e alla mia santificazione, ma procura dei beni a tutti, sarebbe da pensarci bene. Noi sappiamo che la Madonna, soltanto a Fatima, dove alcuni di noi sono stati quest'estate, ma dovunque appare, chiede sempre preghiere e sacrifici per la conversione. Li chiamiamo peccatori, li chiamiamo quelli che non conoscono la volontà di Dio, li chiamiamo quelli che ancora non hanno accolto la volontà salvifica, possiamo chiamare, come ci pare, persone che ancora Dio non conoscono. E perché ricevono questa grazia c'è bisogno di chi la chieda. E chi la chiede, chi prega. Quindi chi bussa le porte di Dio per ottenere queste grazie. Ecco, il Vangelo ci fa vedere la figura di questo centurione. Adesso anche questo centurione non è mica venuto dal nulla. Abbiamo visto, è una figura affascinante. Noi ogni volta che ascoltiamo questo Vangelo dovremmo un po' sussultare di gioia, perché pensate che questo uomo d'armi romano, quindi senza nome, non sappiamo neanche come si chiama, ha avuto un'importanza talmente grande che questo lo ricordiamo tutti i giorni, se veniamo tutti i giorni, perché prima di fare la comunione noi ripetiamo le sue parole. Ha detto: Signore, non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Noi diciamo: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa. Ma il testo latino della preghiera eucaristica anche attuale dice: Domine, non sono degno, su te inter, su te tu membro. Esattamente le stesse parole: Signore, non sono degno che entri sotto il mio tetto, cioè dentro casa mia, cioè dentro la mia anima. Quindi è talmente importante quello che ha detto che la Chiesa ne ha fatto non soltanto una preghiera, ma proprio la preghiera che si dice prima di accostarsi alla Santa Comunione, che
è una delle preghiere più importanti che esista, perché è la preparazione immediata alla comunione. Ora, questo centurione, di cui Gesù nota la fede, non ho mai visto nemmeno in Israele una fede così grande, adesso lo vedremo, e questo non è nato di nulla. Certamente era una persona integra, era una persona retta, ma non ci sarà stato qualcuno che ha pregato per lui, secondo voi? Sicuramente sì. Tante preghiere sono state fatte, perché capite, noi preghiamo per tutti, attenzione, ma poi le grazie arrivano a seconda delle disposizioni dei singoli. Quindi quest'uomo, noi capiamo dal Vangelo, da quel poco, che dice che era una persona integra, onesta, retta, proprio un romano, cioè chi ha studiato diritto romano, che è un po' della storia romana, sì, i romani erano molto volte corrotti o cose di questo, ma c'erano alcuni che erano proprio degli esempi di uomini integerri, onesti, osservanti delle leggi dello Stato, non so, pensiamo a un Cicerone, un Seneca, persone di questo genere. Questi stavano ben disposti a ricevere, capite, la fede in Gesù, e questo là, la ricevuta, sicuramente non se l'è data da solo. Certo, Gesù si è compiaciuto perché lui l'ha esercitata, ma sicuramente è il destinatario di qualche preghiera di qualche più ebreo, o forse anche degli apostoli, o forse anche di quelli che ci sono fatto rompere da terra, o forse delle preghiere che ci stava facendo la Madonna, che se ne aveva già fatte tante quando Gesù aveva 30 anni, erano 40, erano 145 anni che stava pregando la Madonna sul fiume da terra, no? Comunque quest'uomo se ne esce in questo modo, ed è bellissimo, quella è la grazia di questa fede che noi non abbiamo, cioè, capite? Cioè lui crede non soltanto che Gesù ha la capacità di fare un miracolo, ma che non serve che sia presente. E fa esempio, dice: io sono un uomo d'armi, se l'imperatore mi dice di fare una cosa, avevo una pace, c'è bisogno che lui controlla, la pace non te basta. E dice: io ho, sapete, un centurione, si chiamava un centurione perché c'era la centuria, era composta da 100 soldati, il centurione era il capo di una centuria, lui aveva 100 soldati sottoposti. Ma se dice al soldato di fare una cosa, con la disciplina romana, sarebbe disse, la faceva, passava i guai. Quindi se il centurione dava un ordine, sicuramente l'ordine veniva eseguito, senza nessun dubbio. E quindi il centurione dice: guarda, che questa malattia si comporterà a un tuo ordine, anche dato a distanza, quindi gli ordini a distanza devono dare soltanto un Dio, né più né meno di come si comporterebbe un mio soldato. Noi ci abbiamo avuto anche questa fede in nostro Signore, siamo proprio sicuri? Pensiamo veramente che lui mi basti volere una cosa e farla? Se ce l'avessimo veramente, e credessimo anche al proverbio popolare che dice che non si muove voglia che Dio non voglia, saremmo molto più tranquilli e molto meno agitati nella nostra esistenza. Capite? Perché tutto quello che Dio permette che accada, se la sua volontà è sempre padrona e sovrana di tutti, di tutto e di tutti come realmente è, se lascia che una cosa accada, anche se questa cosa è una positiva, ha le sue buone ragioni, perché se non volesse non lo farebbe accadere. E se io gli chiedo una cosa al nostro Signore e quella cosa non me la fa subito come gliel'ho chiesta io, c'ha le sue buone motivazioni per farlo, capite? Se noi credessimo realmente in questa potenza divina. Ecco, vediamo Maria Santissima, sapete che una delle virtù più grandi della Madonna era la fede viva. La Madonna ha creduto alla luce del Cancello Gabriele, quindi che non soltanto che lei era la chiamata a diventare la madre del Verbo, ma che potesse concepire in maniera soprannaturale, quindi senza concorso umano. La fede è una cosa grande, abbiamo ricevuto un battesimo e dobbiamo alimentarla con la formazione, con l'ascolto della parola, con i sacramenti, con la preghiera, e non lasciarla mai morire. Chiediamo alla Divina Maria che ci aiuti a custodire e a crescere la fede per mezzo della quale Dio diventa nostro amico. E noi diventiamoci suoi e lui diventa amico nostro, quindi perfettamente disposto a accontentarci quando è possibile e fiducioso che quando non lo può fare il nostro bene, certamente non troverà chi si lamenta, non troverà chi dice ti ringrazio, ti lodo ugualmente, perché come è disposto bene è, anche se non è secondo la mia volontà. Siamo dati Gesù e Maria. Sì.